All'interno del liceo scientifico di Rimini, del liceo Einstein, che è una scuola nota insomma a tutto il territorio, finalmente dopo tanti anni si è riusciti a far partire il liceo musicale. Per il nostro territorio riminese è proprio una novità, nel senso che nella provincia di Rimini non sono presenti licei musicali, ma non solo è una novità territoriale, ma è anche una novità di questi tempi, perché solamente dal 2011 nelle scuole secondarie di secondo grado italiano è stato introdotto questo percorso musicale, perché prima chi voleva studiare musica cosa doveva fare? Doveva frequentare una scuola secondaria di un qualsiasi tipo e poi si iscriveva parallelamente al conservatorio. Il liceo musicale quindi che cos'è? È proprio come tutte le altre scuole, in modo particolare i licei, è una scuola superiore a tutti gli effetti. Quest'anno abbiamo avviato ben 9 classi di strumento per tutti i ragazzi che abbiamo, dalla tromba al flauto, dal clarinetto a uno strumento speciale come il corno, che è sempre un unicum poterlo ritrovare anche nelle orchestre, per passare poi alla sezione degli archi con i violini, i violoncelli, le corde con le chitarre e i pianoforti e le percussioni, che è uno degli strumenti più in voga. Oltre al primo strumento, i ragazzi hanno anche un'ora a settimana di secondo strumento. Questo è un modo per arricchire il loro ventaglio di conoscenze musicali, che viene ulteriormente potenziato dalla teoria, analisi e composizione, 3 ore a settimana, storia della musica, 2 ore a settimana, e tecnologie musicali, che a sua volta è un'altra gemma, se così possiamo dire, del percorso liceale, del musicale, perché veramente per 2 ore a settimana si ha la possibilità di lavorare con tecnologia d'avanguardia, tecnologia avanzata. Comunque sappiamo che il mondo tecnologico va veloce, i ragazzi vanno veloci, abbiamo bisogno in qualche modo di lavorare con loro anche su veramente piattaforme, sistemi, approcci alla musica che siano innovativi, giovani e moderni. Ci chiediamo spesso dove portare questi ragazzi, dove il liceo musicale può andare, e il liceo musicale veramente può andare in sconfinati mestieri, arti appunto, perché dal fonico fino all'esecutore, si può fare dal sound designer fino al compositore, oppure tante altre mansioni che riguardano la musica e che in questi 5 anni, veramente col progresso, con l'avanzamento, i miglioramenti che noi stessi come istituto vorremmo realizzare, ci permetteranno veramente di guardare lontano e sognare in grande. Credo che il liceo musicale venga esemplarmente incontro alle esigenze del nostro tempo. Una scuola che accanto a delle materie tradizionalmente presenti nei nostri licei si occupa anche di linguaggio non verbale, quindi del linguaggio della musica, il linguaggio del corpo, perché in fin dei conti la voce fa parte del corpo, apre delle possibilità inedite nella preparazione dei nostri ragazzi e anche nella creazione non tanto di artisti, quindi non tanto la musica finalizzata al palcoscenico, ma belle persone, persone vive, creative, soddisfatte, in grado di comunicare un mondo interiore. Il Comune di Rimini ha fortemente sostenuto questo progetto per l'attivazione del liceo musicale, che era una richiesta, che era in progettazione da diversi anni. Fu iniziata dal preside dell'Einstein Giuseppe Prosperi e poi questa idea è stata accolta e portata avanti con grande determinazione e entusiasmo dall'attuale dirigente scolastico Christian Montanari. L'amministrazione ha creduto in questo progetto anche attraverso un investimento di risorse insieme ad SGR. Insieme ad una rete che è stata costruita insieme alla provincia, con il sostegno della regione Emilia-Romagna, siamo andati a completare una filiera appunto formativa nell'ambito musicale in un contesto cittadino dove la musica ha sempre avuto un ruolo importante per la città.